Orcaccia della bella Malba La Malba è diciamo quella cosa che, che fa per le molle Come state? Brutto, ciabattone Ma con oh, chi ce l'hai Gigi? Ma come? Non solo non ci siamo visti per diverse settimane E questo è modo di salutare i nostri amici Scusi, intanto non mi trovi bene? Ma Gigi, intanto... Salutiamo. Ah, io, salutiamo, io eh. non vedo l'ora, non vedevo l'ora. Gigi, fremevo dalla voglia di rivederti, e eh, infatti, ma come dicevo, aspettare a fare visita, eh, ma ho mandato la famiglia a farti ah, visita. Ma ho capita, ho stato dove vanno cane perché tanto nella mia famiglia è cane, signora quindi, ma Gigi, allora rassicuriamo tutti, che Gigi, Totò Borgia, Aspetta, che, sta... che, mi tutto Danilo, se vede che mi sto puntando cosa, carino. Se vedete che mi sto attaccando, aspetta, ma qua Ecco, signore. Gigi, non si può fare. Gigi. Sì, non si può fare, Questo è ametico. Sì, ma lo so, ma i miei bambini ti volevano portare i fiori, infatti. Ma chi? C'era Riccardino. Il figlio di Daniela che mi diceva dice: Allora, Gigi ci batte i fiori. I fiori. Sai battendo non te <ride> lo È proprio così, Gigi. Invece rassicuriamo tutti che Gigi sta bene, tutto Borgese. Si è sì, scanto e sia niente, maestro. come si dice? Eh. E sei stato preso da un attacco di, 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 di preoccupazione Sì ma ho vissuto una settimana in ospedale Che mi ero messo paura signora Ma poi Gigi ti voglio dire una cosa Quante persone che chiamavano me Dicevano ma Gigi è vero che sta male Ma Gigi è e vero cioè, Ma ci credono perché era tu mamma ah, No perché non ci credevano Ah ci sembrava uno scherzo Sì assolutamente perché che, se io sto male Ci sa che Gigi mi ha fatto l'agguato E quindi ah, per liberarsi sì, di me Sì però con queste cose mica si scherza Giusto signora io stavo malissimo Stavo morendo! Esagerato ora. Vabbè, stavo ah, morendo, ah, ah. ma era un muro con un muro con ma va. Mi hanno fatto la confusione, sangue! La trasfusione. La trasfusione, ma e è E mi hanno detto, lei ha pochi giorni di vita. Mm. E, e, e tu avevi un desiderio, no? Per esempio dici allora, visto che ho pochi giorni di vita, voglio prendere 10 a scuola. No, ci no. dice, ma perché avanti? Ma è vero che tu non sei venuta in ospedale, ma lo vai avanti, mi hanno preso sul serio. Ho capito. Però adesso è tutto passato! tutto passato, e, e quindi con questo nuovo sangue come ti senti? Signora? sangue <ride> No, ma è, già, è stato bello però vivere questa esperienza ospedaliera. Anzi, ne approfitto per mandare mm. baci a tutte le persone che vivono un momento di sofferenza. Facete con. Scusate il verbo, fottete venire del verbo. Facete come me, vivetela con allegria, anche un momento triste, molto triste, ma vissuto con allegria. Signora, ci stiamo riprendendo piano, 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 piano. Ah, però dico, in tutti i posti, per esempio nelle carceri, dove degli ospedali, degli anziani che sono mischini. ragazzi, facetemi una bella risata e fottete bene. Tanto la vita è un gioco, come dico io, ci scuri di mezza notte, non può fare E meno male Gigi che ti sei ripreso Perché? Chi nessuno a di... No ma ti dice. Ma mi hai visto di profilo? Tanto mi un profilo Vediamo, vediamo, vediamo In effetti da questo lato va bene Vediamo al vediamo contrario Vediamo da questa parte Chi pa... c'è lato migliore? Questa parte ormai hai ripreso il tuo colorito Anche perché secondo me ti hanno messo un sangue ma era un sanguigno, <ride> papà che sai te ma è so... C'erano tutti i gobbolo di D'origine protetta. Oh, le gobbolo di rosso che a Caramelci noi diciamo: eh. Oh, signor Borghese, ma l'ho visto in televisione, un gobolo rosso. Beh, e vabbè, magari ora ti viene voglia di studiare. No, perché c'è. L'hanno levato questo. Cioè, perché tu quando hai compilato il foglio. C'era scritto lei si fa questa confusione e poi però deve studiarci se lo fa si così sotto eh. e l'hanno tolta eh, eh, okay. però oh. adesso sto molto migliore mentre stai, stai, ma, stai. Ma, ma infatti ti vedo ti vedo che sei che già che non pressione oggi c'è per altri motivi Perché ancora ci sono le assegne che andiamo a pagare <ride> e quindi diciamo <ride> Tanino, ma chi ha ha pressione ma capito? a proposito ma è eh, eh, aspetta Gigi e come cioè tu ti sei verificato per vedere come stai perché sai come si dice il miglior medico di noi Stessi, siamo noi stessi. No, la no, che... <ride> Si dice così. Che quando uno sta poco bene, no? Ma per... ah, verifica con se stessi. Sì, la verifica con se stessi. Perché uno magari è stato male e dice: Allora, finalmente i medici mi dicono che mi sto riprendendo, sto facendo la cura e io mi verifico se la cura funziona, se sto riprendendomi. Allora, mezza, io mi sono verificata. Tutta Anzi, ne approfitto per eh. salutare tutta quella marea di gente. Grazie. E lo faccio con tutto il cuore. Che mi hanno mandato tanti massaggi in privato, su Facebook, su Twitter, su Apple, su Whatsapp, dappertutto. Grazie per gli auguri che ho fatto il, il compleanno, 56, signora, ma mi porto buono, onestamente. È ancora, eh? è ancora in quinta elementare, è ancora in quinta elementare. È ancora in quinta, perché lei sa la fiera, mm. che dite? 56 candeline ho e ho ricevuto 450 auguri. Su Facebook, ragazzi, grazie a tutti. Che di cui ho chi 150 un tempo in Perché io Facebook c'è quello visibile, ma cioè, poi c'hai un privato e pure mm. anche. Ma, ma ce n'è uno che ti ha particolarmente entusiasmato? Mm. Sì, un signore che ci ha scritto, anzi lo ringrazio, non mi ricordo di noi, c'è cioè, perché non ne concendiente. E niente, vuol dire che lui, diciamo, aveva partecipato al mio dolore. Eh. Perché in gagnaccione me signora. Mm. Io mentre dormivo in ospedale, chissà che potevano essere... Le 5 e mezza, e mezza. la mezza e menza! Allora, e mi diceva, ci dobbiamo misurare la pressione! E i 5 e mezza si ruota, Signora, cavolo che uno che c'è, che aveva pigliato il sonno che aveva due secondi. <ride> ci mettevo la facciare con sé e che dovevo. Dice, ma come, come, la, come si sente lei? Che si meglio lei, sicuro? Dice, ce quando ce l'ha? Mi sta a 170. La pressione! Ma è un po' altina. Un po' paltina! Un po' paltina! E infatti mi dice, se lei continua così capace. Ci sventi sta bungiano, rompo tutto l'apparecchiatura Ci ho detto, signora, non si può che adesso mi prendo la pillolina. Mm -hmm. E mi hanno dato la pillola per la pressione E ora infatti ti vedo rasserenato e, e tu ti sei messa alla prova. Allora, faccio... no, ci si scusi, anzi, Maestra, meno male che me l'hai detto. Mm. Perché ci ho detto al medico, scusi, perché tutti i medicinali, lo sapete, ci sono le controindicazioni. C'è il bugiardino. Perché, Maestra? Il bugiardino. Che c'è che il Il foglietto illustrativo si chiama... Che si chiama Il giardino! Che perché mi dice che sta <ride> <non fai> a male? <ride> e ci ha detto, scusi, ma questa pressione Non facciamo che, che mi fai diventare la carota! In che senso, Gigi? Nel senso che siccome sono un tipo agitativo. Eh. Ci cioè, ho detto, al dottore, ma se io mi prendo questa prendo la bella per far abbassare la massima. Se prendi la, pas la pastiglia. La pasticchina! La pasticchina! Ogni mattina ha vuoto! Mm. secondo lei io mi hanno spiglialotto e mi piglia la pena? Quando non so, se no. <ride> ma, ma così non funziona la cura, Gigi! E allora con me la pigli di sette per recuperare l'ora di ieri! Ma così ti confondi, Gigi? I farmaci vanno dati in un determinato orario. ospedale! Eh, a casa? A casa mi sono puntata la sveglia! E c'era il bicchierino dell'acqua e la pennolicchia a messaggio. Mm. Minchia, mentre erano a un ronfoleone. <ride> di che cosa? Dei grugnavo. Grugnavi? Minchia, c'era a parlare di porchitudine! Che stavo per dormire, signora, minchia, da sveglia, c'era una motona così che è andata a volare nell'altro scompetto del letto. Mm. Ho preso la pennolicchia, me la sono presa a botteghiera con l'acqua e mi sono addormentato di mm. nuovo. Errore. Perché? Perché mi dovevo misurare la pressione? Ma prima o dopo aver preso la pillola? Dopo la pillola se ne cala. E lo ca ma come mi fai a sapere se cala? Prima allora la devi misurare. Perché mi sentiva un bacchettone? Eh? <ride> Quando si sente la carota, ci capito, ti sbunge, ma dice la persona che non funziona. Giusto, signora, lei pulisce a capitano. Che <ride> Sì, ne fottisti, signora. Lei per far abbassare la pressione non deve mangiare le cose costale! sale. Infatti, vedi che è diventato un

viva la saida eh, finalmente ci siamo ripresi certo, non può pagare 6 di 8 euro signora 6 4 euro ma sempre vive oh Gigi sono veramente contenta per te leggiamo veloce alcuni messaggini e poi allora ti dicevo come ti sei messa alla prova hai fatto qualcosa perché sai quando si sta male poi uno non vede l'ora certo. di verificarsi allora dice se riesco a fare di nuovo questa cosa vuol dire che sto, sto di nuovo bene prima cosa appena sono arrivata a casa dall'ospedale ero passata da Pirolandia sì. che è un nostro amico, uno sponsore nuovo che è arrivato con noi, quello di Giochidetti Ufficio, chiaramente la poesia non è mia, ma a è sua. Anche te, te l'hanno fatti per il benvenuto? No, te l'ho fatto, c'è le filante, le presenti? Sì. E c'è la canzone, viva Gigi e tutte, e le avevo comprate da Pirolandia, si trova a Bagheria, mm -hmm. la prossima puntata, no, ma anche alla prossima volta che la vedete. C'è la pubblicità, ci avete il numero nella sottopressione. Quindi si è organizzato un matrimonio, un evento, una festa in piazza, lo dico a quello dei paesi. C'è Giuseppe Larrosa Pirolandia. Signora leva su, su Facebook, su internet e trova Pirolandia Giuseppe Larrosa, bagheria. E si fa mandare tutti i prementivi che vuole: festa di piazza. insomma dove c'è divertimento e c'era una messa, mi sono messa a piangere. Beh, beh perché ovviamente non ti aspettavo. No perché mi ha fatto, Giuseppe mi ha fatto un gioco d'artificio con la musica. Con la musica? Che cioè, tu metti la, mu tu puoi scegliere un brano, no? E loro fanno tutto, tam, ta 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 tam, Bellissimo. Tam, e tam, ta 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 ta. ta E scopriamo. Bellissimo, tutte le persone hanno fatto l'applauso. Certo, perché dice finalmente Gigi è tornata a casa? La mandò a portare i ma che l'ho messa la settimana? Sono da tu oggi c'è, un bene. Ho mandato i miei familiari, però. Però, ho mandato i familiari, la Ho mandato i miei familiari. Senti, Gigi, ma sai come si dice? Ti, come ti sei preparato tu in ospedale? Cosa ti sei portato da casa? Da, Beh, casa. da Per esempio, l'alimentazione, mangiavi quella dell'ospedale. No, questo lo devo dire, ma hai fatto <ride> bene a ricordare. Eh, perché ognuno si prepara, no? Ti sei preparato un, il beauty case, beauty la case. valigia. Andiamo a chiederci, che ci avendo a fare un viagino. <ride> perché? Che otto valigie, signore, otto valigie, otto mutan, otto pantaloncine cinque, come si chiamano? Pigiama. E certo. e estivo, mezzo tempo. Lotton guay, le <ride> sei. Poi mi ha portato... Ma, io, ma non mi sa mai... Il vaccino di prasca, Giusto? La spugna? La, la spugnetta? Ma ah, che te? Gente, piccolo genero, <ride> aspetta che si svuotino i bicchioli. Aspetta, capito? Poi mi ha portato... Aspetta un attimo... Ah. Un sotoricatta invece per pulire lo scottex, lo scottex, sco sco poi ci vuole anche lo strofinaccio, la mappinella. Usa, che, poi, che, ah, poi che ci, Quando mangiamo, mangiamo così, guarda, ma è arrivata <ride> arrivate ospedale E io non l'ho abituata signora, nella mia famiglia, vai forse con la scusa dell'ospedale, ma che cosa è cambiata? Perché se ricampa mia nonna con il lapino, ora ve ne parliamo. Mm. Allora subito, aprite. La tovaglietta, giusto? Prendere tovaglietta. un foglio di scotte Svetticarlo a due <ride> E metterlo di lato <ride> Svetticare si si pie... sarebbe Aspetta, ci faccio capire a tannina Piegato in due Piegato in due, tannina ma si è arretato. E non è andato mai in ospedale, non lo sa Ah, vero eh. Questo è il foglio di carta Si rivoltica così, vedi? Così, in, due. in due E si mette vicino a qua Poi c'è il bicchiere Il bicchiere l'acqua che forse l'unica cosa che passa all'ospedale è l'acqua e ce ne fottevo una bottiglia a chiedere un'olata che si fa a fare l'esame <ride> siccome ha perso tempo e mi potevo chiedermi <ride> a chiedermi e secondo me è vero perché l'acqua, poi maestra, poi. Ce... le posate eh. le posate loro ti danno quelle quegli eseggi di prassi, così... la carne era così dura ma secondo me non era carne di cavallo, era un carrietto, signora perché <ride> Era dura come la legna ma ecce, secondo me era il carretto, Tanino la sponda, la pesina E siccome era di fame mi, mi, mi stavo tagliando tutte tagliando. le dita eh. Meno male che avevo quelle di, di acciaio, che Eh, meno male E mi hanno Poi signore mi hanno portato la pasta con la salsa Si vedeva pure un pedicuro di Lupo Maruano 1962 E eh, vedi Lupo Maruano feci 30 anni ma dico io, ma che c'è manco un cane? E meno male che i miei, i miei diciamo, parenti mi portavano le cose da mangiare. Maestra. E però ogni sera c'era la pastina, no? Perché in ospedale ah, la sera c'è il Brodino. Ma è ti leggero. Ora capisco i bambini. Eh. Mi ha passato Brodino. <ride> ma Gigi, non si no, fa. Era quando io, diciamo, mi, mi partivano, diciamo, le anellette con Brodino. E le stelline, Venga, signora Brodino. Paprias, non mm. e poi c'era. Ah, poi l'unica cosa buona era il pane, le mele. Ogni tanto c'era che bene con l'ucchino, <ride> con che cosa? Con l'ucchino e la sponda diciamo che leggermente marzo, leggermente, leggermente, ma però perché erano sbattuti, capito? Eh. E poi si mangiava bene. Quello, riesco, quello che arrivava da casa era buono. Quello che arrivava da indubbiamente, quello che arrivava Buonissimo, da casa tua era ragazzi. buono. Allora, quando sono arrivata, ci ha detto allora vi mando un po' di pubblicità Tanino e continuiamo dopo la mangiata all'ospedale che poi dobbiamo parlare della Pasquetta giusto? ci vediamo dopo vai un bambino per la prima volta viene accompagnato dal padre al Colosseo a Roma il bambino entra, dà una guardata in giro e dice al padre papà ma, ma se i tifosi hanno ridotto l'occhiato in questa condizione figuriamoci l'aibeto ahahah <ride> E siamo tornati felicemente a Mì, ma quanti messaggi! Danilo, mettici in nome, ci facciamo andare un messaggio! Ragazzi, se ora... Eh, che siccome siamo in diretta, giusto? Voi potete mandare dei messaggi a proposito di diretta, ma dove sarò il venerdì? Venerdì al Rustico 2 perché finalmente Gigi è tornato carico in forma Caffo, e non vede l'ora di mangiare delle cose buone. Esatto, perché eh. mi ha detto all'ospedale: devi mangiare tutto, beh, devi riprenderti. Allora, Rustico 2, ogni venerdì per tutto il mese di maggio, a partire dal 25, tutto il mese, signora. Veniteci a trovare, faremo lo spettacolo che è in omaggio, vi potete mangiare la pizza, la carta, ci sono i menu personalizzati, facete quello che facete. Ma veniteci a trovare, ragazzi. Vi ho preparato uno spettacolo preestivo, signora. Senza e posto offensi. ospedaliero, preestivo e posto ospedaliero. E posto, posto ospedaliero, ospedaliero, che parleremo dell'ospedaliero. Signora, non sono noi male. Poi ci racconta una, po una poca di cose. Bene. Bene, allora salutiamo anche Marco e Germana che salutano Gigi e la maestra. Poi sono Mirko da Tagliavia. Un saluto a Gigi e un bacio anche a mia madre. Cioè baci, a per madre. Baci, baci per tutti voi! Baci per Gina! E poi, aspetta che. E, e poi... poi devo dire una cosa, maestra: nel frattempo, sì. duce a chi messaggi? Sì, Agata da Palermo e la salutiamo. E poi ancora salutiamo. Carmen scrive da Melito Porto Salvo, provincia di Reggio Calabria. la vostra allora, simpatia è peggio Come è lui, è mm -mm. Un saluto a Giuseppe. Speci speciale. Mi da poi Taccio Male, però... Vabbè, non è un po' tanto, taccio, la nostra amicizia. Ciao, Ciao, Giuseppe, grazie. Andiamo avanti. Ah, poi un'altra cosa. Sì, ma è... Gigi, Gigi, Quindi ricordiamoci che hai due punti. Tutte le volte che dovete festeggiare un evento importante, un matrimonio, lo dico a quelli che hanno le sale di trattenimenti, che ci facete i giochi d'artificio, Pirolandia. Piro, signora, lei pensava Pirolandia è divertimento, giusto, maestra? Assolutamente di Giuseppe La Rosa, poi pensava a Rosa, Giuseppe, San Giuseppe La Rosa, va bene? Si trova a Bagheria. La prossima. Se lei sta attento, fa poco passo lo sport e vedi che tutti i giochi. Per tutte le occasioni particolari da ricordare e da festeggiare, anche Gigi, se quest'anno finalmente sarai promosso. Ah, se sono promosso, ma Allora, Tanino, promesso! Se sono promosso una delle puntate, mandiamo 10 minuti di giochi d'artificio. Signora, sono una fama, Di quelli con la musica. La mia promessa è un debito, va bene? E tu sarai promosso. Ah, che non si sa? Come non si sa? È dice. mica dipende da me. Se dipendesse da me, avrei che fosse promosso ogni anno <ride> a quest'ora. Come siete dipende da me. Carmelo, no, Carmelo è il titolare di Rustico 2. Rustico 2, ci sei? Ogni venerdì veniteci a trovare, portatevi i bambini, la famiglia, ci divertiremo insieme. Signora, lo spettacolo è gratis perché è in promozione con la pubblicità che facciamo qui in televisione. Eh, almeno lo spettacolo c'è in promozione. A meno che tu sai, se poi è come te Allora Gigi, io ero lì a Tentano, anche commentavo anche alcuni messaggi che sono arrivati Nella descrizione del tuo ricovero ospedaliero mi è rimasto impresso otto valigie Otto ma per... valigie? Ma, ma che cosa c'era allora? I pigiami? Allora, I pigiami? In una valigia c'erano tutti i vestiti Vestiti? Vestiti che? per uscire? per uscire, se non moriva già ce l'ho viso tutto, non mi stavo nisso. I scherpe nuove, signora, è un mazziccio di plastica perché non si sapeva se io morivo. Sì, è la coroncina così, già ritro. è. E la coroncina <ride> mi sa corsetta. Tu immagini a me Da dai. Mi piace capace che chi c'è niente, ti dice, ma che fa a morire? Non c'è che io. E invece avete ragione, <ride> non è stato vero. Non è stato possibile morire, signora, io volevo morire, ma non ci sono riuscita. E eh, vabbè. Ma ah, prossima volta, ma... mi tocco. No, poi. no, no, no. Speriamo che non ci possa essere una prossima volta, quindi c'è stata tutta questa preparazione e hai potuto condividere questo tipo di vita insieme ai tuoi familiari, miei fans. Sì, tutti là all'ospedale. C'era l'orario di ricevimento Venivano Ricevimento, <risosamente> maestra, tu mi, di, mi dai sempre l'assiste. Allora, Tanino, sai come faceva per entrare? Siccome lì c'è un orario, un'ora si entra, no? Dalle 12 e mezza alle e mezza, oppure dalle alle due, o dalle 6:30 e mezza alle 7:30. e mezza E, e poi dire che non volevo far entrare mio nonno. Ma tu maizza uno di... E perché? Perché? Perché ti sarebbe campaventi, si e C'è quella ma che, è ah, che la viene, tu stai la si in tutti i momenti. Allora ci diceva a Portiere, scusi signor Portiere, ma questa macchina si sta portando buttando a te la su! <ride> Appena quello usciva dalla guardiola e dismalava. E ci diceva nonno, c'è il primario! Ma nessuno è nodo! Chi ci sta in moto sennò che mi fanno un su pietà? E allora, e, quando ha Ma tu dovevi vedere mio nonno quando parlava col primario? Certo, perché poi i familiari vanno a chiedere se... Ma con loro? Colloquio, però. Colloquio, per... con il Pimare e mi mamma intanto ha detto, scusi, sono il nonno dei signor Gigi. Era un po' diciamo, avevo pensato un po' sappatino. Mm. Eh, perché mia nonna veniva a raccogliere fredda, signora, quindi. E quindi... Appena visto il Pimare ci ha detto buongiorno! Ci volevamo avere notizie sul mio nipote Gigi. E il Pimara ci ha detto, vabbè, dobbiamo dire che. Aspetta, ci ha detto stazionario! Stazionario! E ora allora ma stazione? Ma che c'entra la stazione? No, stazionare vuol dire che è così così. Dice, hai una carenza di ferro. Mia mia nonna... E eh, già Senza di offesa, dice, hai un savettino di 8. <ride> che cosa? Un savettino da 8, sarebbe questo tondino di 8 cm, che ci capola pena, Ora eh. ci e ci faccio bollire eh. a mio nipote. Dice, se non lo sento allora. Può essere, ma è ferro bollito. No, no. Dice, ma l'ha detto il primario che ti bisogna il ferro. E poi... E poi ci ha detto, pure aspetta, che ci avevo un'altra cosa bassa. Mm -hmm. Ah, poi ci ha fatto mi ha fatto l'esame, appena sono arrivato. Il primo esame hanno fatto la creatinina. Il mm biblioteca -hmm. la creatinina. E chi a lei, allora va bene, quindi non arriva, bene no, adesso. E infatti mm -hmm. a Catina, Stanino Tanino, se ne con superia, zia, allora, ma, ma ha accadono, non si vedeva, proprio E stavo benissimo, ma poi mi hanno detto per festeggiare. Per festeggiare, sì, ma prima l'anamnesi è stata fatta. Che cosa? No, quando si viene ricoverati c'è l'anamnesi. Cioè no, c'era uno che, che mettevo io detto. No, 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 no. Tanino, mi <ride> che mo' che ti vuoti per la tutto a posto, tutto tranquillo, tutto è passato. E allora mi hanno detto: Ti prometto, Gigi, che appena arrivi a casa facciamo una grande festa. E ci sono c'è tutti i giochi d'artificio che hanno chiamato a Pirolanda Chi dice che ci 200 euro, però pago lui perché l'ha regalato come senso di ringraziamento: di ringraziamento, ma anche di buon augurio per avere una buona vita. E sa, tutti ma Tarino ti giuro, ho fumo. Arrivamo verso Caidido Tutte le persone Tutti gli allodi Ci hanno fatto tanti eh, allodi Perché lui ha vinto I premi mondiali Certo quindi E poi Allora hanno... ha detto E tu come sei arrivato? Ti sei preso tipo Una gigi mobile Dopo la Papa mobile. No Mi hanno messo gigi un Mo tappeto In oh. eh, poi tu? A casa, poi tu. <ride> ma come? Sono arrivato ma C'era questo tappeto A te Non lo posso ricordare Era verde Verde Non rosso come alla C'era <ride> davvero <teatro, mette> speranza <ride> Ah ma. giusto Già il russo c'era lo sangue, mica pure un <ride> Verde, sono arrivato io tutto che manna col cappellino. Tutti, grazie Gigi per essere con noi. Abbracci e baci, sputacciateci. Eh, no, ma in che senso? No, no, nel senso che... Eh, la, la troppa eh, ehm, allegria l'allegria, l'emozione c'erano cioè, le bavette che spontaneamente abbracciavamo mm. le piangiute che ci siamo fatte ma eh. maestro, cioè, allora sei tornato in mezzo a noi e io mi toccava sempre <ride> cioè, che volevi che e poi un signore mi disse anche eh, ma sa che avevo detto che avevo morito addirittura <ride> e io mi toccava tutta l'apparecchiatura scientifica ma capito no, maestro e poi me nonna ha detto bene, allora per Pasquetta si torna alla grande e eh, certo dove e eh, non, non lo so magari una cosa più soft un, un, un pranzo in famiglia riservato proprio riservato riservato, riservato giusto per gli intimi ne a favorita con l'apino di mio no eravamo 17 in capo Tarino! tanino 17 sulla pena, poi c'era la tannura che cosa non so se la tannura sarebbe dove si prepara il fuoco la, la brace. Ma quello che voi chiamate barbecue si chiama Tannura Tannura. A tempo dolce c'era la tannura, poi il bitone di vino 20 litri di vino. Tutto messo E poi non, tutti i miei nipoti sopra per la pino, no, attaccate con la quella. Furuni i rite parecchie. Uno un tocco diceva qui da passare. Perché eravamo per fatto bambini. cadessero? Te lo faccio vedere la lavagna, eh, Danino? Ci sono i gessetti, Gigi, no. Ci sono i gessetti. E dov'è lo spaventapasso? Vado? Sì. Allora, Danino, ti faccio vedere il lapino di mio nonno. Anzi, aspetta, ne approfitto per stare. Ciao, nonno. Come stai? Stai bene? Io sto bene, ma ti pigliavo. Certo, ancora non sono... Ma sogno già, catello, catello, capito, nonno? Catello, catello. Catello, catello, significa sogno ma cappello. Viva la saida! Allora, messa, c'era questo è il, lapino. Mm -hmm. è il lapino. Si vede, che il lapino. Sì, c'è ancora, è. non è completo, ah, ora sì, ora che prende è forma C'è il lapino, le ruote Zota 1, Zota 2, Sì Che sono un po' più grossa perché c'è la fottina con la macchina. <ride> è fuori misura. Vabbè, basta che c'è se no, no, no cosa. Questo eh. è, vedi, il sedile. Uh, uh, uh. Questo è il crack. Che c'è la cosa che ha la pampericchia ah, ecco. E qui c'è scritto Dio Sole è grande. Giusto? E questo è il lapino, diciamo, Tanino senza nessuno. Ma, ma che colore è questo lapino? Pirito chiaro. Ah, ecco, che corrisponde? E sarebbe uno scuro verso celestino scuro. Ah, celestino scuro. Allora, a certo punto mio nonno qui ci ha fatto due occhi a vite. Mm -hmm. così e una scala per accanare tutti i piccini di tabulapeno mm -hmm. allora qui ci ha messo a manta a tannosa i tavolona tutte le cose da mangiare tutte qua così tutto, <ride> e, e i bambini tu... dove salivano e i bambini salivano <ride> dalla scala sì. e tutti i bambini seduti qua vedi mm. uno qua uno qua uno qua quattro qua uno qua Sopra tutte queste cose, tutte le persone. Allora i bambini, mia nonno che faceva? Aveva attaccato la corda qua. Faceva, tirava una giratina nel collo, vedi? Tutta attaccata per un quadro. Accosse. E poi l'ultimo lo andava a chiudere qua. Perché se lui frenava, pensava che lo bicicletta oh, e andava avanti. Giusto. Capito? Quindi faceva da freno praticamente. Faceva da, da freno. Come una rete di contenimento. Esatto. Poi qua mi... Mia, mia nonna sopra di qua ci ha messo tutti i tavolini mm -hmm. e la maidda qua, la maidda. La? Lo scanatore. E ah, che vi serviva? La scanatore, come perché serviva? E ah, che vi serviva? Ma signora, <ride> questi giovani vadene non sanno che cos'è la maidda, lo scanatore. Lo scanatore è dove si mette la pasta con la salsa e la è pagata là. E chi mano che la fucchietta venga a soccare, signora. Ci siamo fatto una manciata di pasta con la sassa allo scanatore, non mm. so offesa, mamma. Allora, mia. siamo arrivati alla favorita. Quando siamo arrivati alla favorita? Ma abbiamo sceso tutti. Sì, avete portato sicuramente delle tovaglie, delle scuole. Ah ma! Ah ecco, per metterle sul prato. Manta a terra che faceva da, come dire, moquette Da moquette C'era il pacchetto in legno, mi quel quei legno da spunzavano <ride> sotto Ma sì, che si appizzava Eh. Nel deledano. Eh. A certo punto mia nonna ha dato subito i compiti c'era mia nipote. Fefe, che aveva già picchiere di legno mi ne poteva Giorgio i patatona per mettere uno sull'altro per metterci i bambicur di sopra. Sì. Poi c'era mio nonno, il primo compito di mio nonno era quello di fare il, il gabinetto all'aperto. E eh certo, perché è importante. cioè voi siete arrivati al mattino, a che ora siete arrivati? Allora con questo c'è la biggiare tutta all'isola. 6 eh, eh, e 5. E siete rimasti fino a che ora? fino alle 9 di sera e quindi ci voleva il bando uno ci scappava qualche <ride> cosa e abbiamo fatto mezza, mia nonna ha preso un filo di ferro sì. attaccato fra un ebolo e l'altro ebolo l'altro ebolo ha fatto un rettangolino mm -hmm. e poi ci ha messo la incirata la sai cos'è? la cerata la cerata quella blu mm -hmm. che ha fatto tipo una specie di separata una politicidad sì. e c'era attaccato un cosa con deodorante. Certo, in automatico così. E c'era scritta Reale prima di soggiornare, che aveva uno il compito di andare a vedere. Certo. Poi c'è accanto, diciamo, sulla sinistra, abbiamo fatto tutti i barbecue. Mm -hmm. E ha bambina mia nonna che è capitana di marina. Oh, vedi, signora! Non ce ne avrà sali giunge, meno ma male che Tanina è subito intelligente. Queste sono, vedi, le stegniola che ci siamo portati. Se qualche mangiato. giorno non ci che... Poco no. fa ce la fate vedere la salsiccia, Tanino. Perché quella condita, vedi? E poi aperta c'è quella normale Ma, ma tu della tua, nella tua salute cazzonevole, <fif> non potevi mangiare tutto Infatti quello? Infatti il dottore mi ha detto "No, non mangiare cose grassi E tu come che hai fatto? No, cose grasse no, era tanta cosa <ris> no. Mentre io diciamo Ah, dai, c'è la salsiccia, c'è la canzone Che c'è bello la salsiccia E addio colesterolo Me la mangio sempre solo Allora facciamo una cosa, Tariro, mandiamo un po' di pubblicità e dopo mangiamo, che io a fare la sasiccia e c'è poi la sabbroncia. Due amici, dopo molto tempo, si incontrano. Non si vedevano da circa 50 anni, però cominciano a guardarsi. Dice: Noi due ci conosciamo. Dopo, i convenevoli del rito, non ricordavano il nome, a che uno disse all'altro: eh, Giuseppe, vieni, che ti offro un bicchiere di vino. L'altro: No, io sono Ascemio. Dai, Ascemio, che andiamo a picchiare un bicchiere di vino. <ride> Bene, siamo tornati dopo aver visto anche Spirovante, signora avete un po' di fuoco. Perché loro fanno i giochi d'artificio con la con musica. Con la musica, è. certo, per tutte le ah, occasioni. A proposito di giochi d'artifici, intanto vi ricordo l'azienda sparacio, Vincenzo Sparacio, guarda, queste sono due bomboniere, questo è il cestello Mio, ma è automatico. <ride> Appena l'io, vedi che sentitevo. Allora, questo è il cestello che arriva fino al sesto piano. Se voi dovete fare la facciata della vostra casa, dovete petturare la ringhiera ed è alta, chiamate Sparaccio e vi manda il, il, un servizio completo o col personale specializzato o senza. Dice mette la lampadina al secondo piano, ci arriva e ce lo di Spara che ci arriva. Poi una cosa importante, vale sempre il fatto che se voi revisionate la macchina da Sparaccio, 113 per bagheria, vi diamo in omaggio il lavaggio della macchina che state revisionando. Signora così sarà poi sta revisionata e bella pulita. Ha gratuito, giusto, giusto Maestra? Giusto Gigi, è eh, un'iniziativa un veramente importante. Allora, Gigi, salutiamo anche Maria Rita che ci segue da Palermo e che dice: Sono veramente contenta. Finalmente sei ritornato in diretta. Mi sto ammazzando dalle risate per tutto quello che hai raccontato sulla vita in ospedale. Sì, ma ancora dobbiamo parlare di quella che è stata la favorita, maestro! Perché Tanina ha fatto vedere la salsiccia, stigliola, ma mica non abbiamo mangiato solo questo E eh no, quello. Questa antipastina, Tanina, non si so offesa. Senza. Poi abbiamo mangiato dice diciamo, la pasta con la salsa nello scaratore. <coughs> e poi, signora, non poteva mancare vestici in cheminza. Certo. I piccini avevano che c'è la merendina? No, non dovevo fare la merendina! E mia suocera aveva preparato, signora! Una bella tiglia di a al forno, a con il succo, ma a questo punto me la mangiasse due <ride> ette, onestamente Taneo pure penso che lo sai mangiare, vero ma, ma come viene fatta quindi? Semplice, con un po' di pisellini, un po' di oh, salsa? pare semplice maestra, un chilometro di capoleato e 50 grammi di pasta. Perché mi so che ci piace abbondantina, abbondantina. Poi c'era sugo, ma suco che c'è la degna d'apera. Ragù, ristretto. Ragù ristretto. ristretto, anelletti, pisellini, pisellini, ma non lo c'era la frindus, pisellini freschissime, signore, non so offesa. Eh. Poi c'è messo, perché mi sa che la fa pure complicata. Eh. Ovo, uovo sodo, uovo sodo. Una bella fella di prosciutto allentina, E la, la mozzarella! Ma è mi sta venendo un petito, <ride> ma anche a voi da casa mi sta smuovendo l'acido cloridico, vero? Allora, e poi mia socchera ha detto, mia nonna, mm. ci ha detto non vi preoccupate ragazzi, state tranquilli, perché adesso facciamo una cosa spiritosa. Eh, che voleva fare? Cinque mazzi di cacoccioli di minti 100 caccioli. Sanino, faceva, ma la devo fare vedere. Ma in che senso? Era, che la mia sosera? Sì. Capitanini marino, mamma, signora, prendevi il caccio, faceva il cortetto e faceva la lo metteva da zoom, e tagliava tutte le punte e punte. Ah, direttamente alla favorita l'avete pulita! Caci, tu ah, Se è... li pulisci a casa diventano neboli come un tetzone! Ah, giusto! Ah, 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 ah. Giusto, quindi le avete pulite, le avete spuntate. Spuntate, le avete cioè, spunt ci abbiamo tutto, tutte tutte le, le spine. Le spine, spuntate. Il tronzo di dietro ci abbiamo levato tutte, diciamo, a petticchio più eh. grossolane. E mia ha che l'ha fatta prima. Fa, fa così Tanina, prende la carciofa, se la mette nella mano, ma sa la i lipuza. La, <ride> la mano che è tutta, <ride> I signora! Uno schiaffo di mia, di mia nonna vale quanto c'è un po' di me. Perché avevo un posto sì, pesa 150 kg più iva, si prende il cacciofo e ho sbatto a sentire, dai, allora, Co così si apre, le foglioline così si allargano. Così si apre tutto Si diciamo, allargano. Si allargano. Si. Sì. E accanto le c'ha eh. olio, sale, pepe. Eh. E fa così, signora! <ride> un chilonquattro di spese che andavano a bruciare con la tote. ma Gigi non si possono dire queste cose ci faceva bruciare l'ano eh? si può dire così? Eh, diciamo che vi sentivate un po' infiammati infiammati, infiammati e, e faceva dai un topo poi sale signora è un litro un perché vecchinoglio dice ci deve navigare navigare l'olio attingete e poi le metteva nel fuoco e faceva così a chiamavano delle pampate di fumo, ma essa che certo, era un misto. l'olio ha da... bruciato e più c'era il cavolo delle carciofi con l'ambiente, la penetta, tutto E mi messo... e contava sempre lontano. Perché? Perché c'è quel <ride> che hanno fui per la e diceva a fio, vediamo com'è! Quando dicono vediamo com'è, significa che già <ride> si ha <la> fattiendo, signore. <ride> Si ha preso questa caccia. <coughs> dice si stanno facendo? Poi ha preso la cosa di. la baniera di. no, di plastica. La, la bacinella, un contenitore Un, un contenitore Un recipiente. Un recipiente di questo di smalto. Di smalto. Ci ha messo tutte le caccia dentro. Una barba pasta da roccia. Ah, è rinforzo. Un sette e mezzo rua. Ma quanto le vi siete portate? E sto poi. il come si chiama il copecchio. E allora c'è il, il luce che ancora dice. Diciamo, era sbampato. E, e dice così si spegne. Peccato. Allora dice, no, non lo posso spegnere, avevo il cato con l'acqua, che lo sto per spegnere. Mi chiama Ardemona Boffantolo, Patareno. <ride> che spegni il luce? Farà un brutto! Ti mi ha, ha detto, detto mia eh. nonna. No. Ma non lo sai che quando accendi il luce a domani non si spegne, che porta male. Ah, in che senso porta male? Così, tu pensi, se tu spegni il luce è come se spegne, spegnessi la speranza. Giusto. Il calore. Il calore. Allora mio nonno ha un bello fascio di cepur a casa, scalogne, tagliate. <ride> Poi 5 kg di patate messe in tuo fuori così. C'era la cenere, le ha coperte, le ma essa! Un diavolo senza offesa, ha avuto che zitto tanto per incapallo! <ride> Dopo un'oretta, tanino, dovevi vedere mio nonno! Ma che pratico! Che fai? Che, che tagliava tutte le foglioline! Della, della cipolla! Del, e c'è questa voce, vocevo! Ci vocevo! <ride> TANINO! un poco ruggia ha fatto il samoringo. No, le ho picchi, giustamente. Ma adesso mettiamo il menzolino. <ride> e fici il menzolino di samoringo. Eh. E giriamo, ma. Il quindi ci ha messo l'origano, il sale, il pepe, l'aceto. Ah, tutte quelle Il limone. Tutto. limone, e giriamo. Beh, ma, tu, ma è senza offesa. Poi c'erano quelle patate, Tanino! Ma le patate vanno messe con la buccia o senza. Con la buccia! E che tipo di patate? La classica, ah, classica. Ma è bello sta che tu togli la pendicina ah, si fanno tipo a cartone la, la, ah, la brucia dei mani, tanto ah, fa così, boh, mi <ride> <la> miseria. <ride> Però ti trovi quella bella patata con un filo di sale e un poco d'olio. Un poco d'olio che non può mancare. No. <ride> e la bice mia c'è <ride> <ride> E ci siamo mangiate tra un chile e mezzo di patate, ciaschedon, un sacchetto di 30 kg. Me mm. nel, nell'acqua. Mm. Ora dici: no, no, dopo che abbiamo levato tutto. Che fa? Posso togliere. Ci stavo buttando l'acqua. No. Ma no, io, mio cugino, ah. ci ho dato uno schiaffo cioè, e pe collo! Per transitività, lei ha sì, certo. oh. gli ho detto, ma come? Spegni il fuoco, non lo sai che porta male! Eh. Perché perdi la speranza e il calore ho nuovo, tutto perdi la speranza. E la so il che calore. dice "Minchia mangia e beve! È giusto! dice prendi e mangia e bevi, io sono da a prendere il vino. e ti pareva? Che mi pareva mangia e bevere però <ride> vedi? Che tino! Sono quelle cose a rotondo, le hai Con la pancetta. Con la pancetta? Con la pancetta. Minchia, una sonata volevano, ma è tempo che mettevano anche la il fuoco. Mm. Il tempo che li girava. Mangia e sparisci, non mangia bene! bevi. <ride> Bellissima, mangi e sparisci. 5 kg di mangia e sparisci, ma è sa. Ho capito, ma alla fine. e alla fine quando Tanina poteva essere Ma messere... un po' d'olio non ce l'avete messo poi. Alla fine ci ho messo. Potevano <ride> essere le sette, sette e mezza. C'era un altro cugino che voleva. No, abbiamo detto giustamente, si che adesso si può spegnere, perché ah. è rimasta proprio. Sai, la cenere. mio nonno aveva tutto un trucco per vedere se ancora lui c'era. Ci, mette... ci metteva la mano, appena la mano di lui stava dopo un minuto, dava fa... il segnale. spegnere perché vuol dire che c'era solo cenere e quindi si poteva finalmente spegnere? Si poteva spegnere ma quando abbiamo spegnuto tutto il luce che avete fatto? Mio nonno, giustamente lo sai com'è la favorita, Tanina, Perché <ride> i parenti si vanno a fare sue, ci sono le scopature e quindi è arrivato mio cugino ah. tutto spieghi si chiama una macchina scapprottabile Gabriele, mm -hmm. Cabriole! Gabriele, i Cabriolet, proprio, proprio i Cambiovelo. Cioè. Si è ricampato con questa macchina, perché che si è a dice: Ho portato il dolce. E mia nonna ci dice: No, non che c'entra? Non ti dovevi disturbare. Non ti dovevi disturbare. <ride> che poi taccia, ma che ti fanno? <ride> Aveva portato due cassate nero di un chilo e mezzo ciascuna, tre chili, più bocconcini che hanno e compani. Mm. Mia nonna dice: Ma non facciamo che ci può venire un po' la glicemia alta? Un po', un po', giusto un po'. Un no, po'. ma non ci siamo. Abbiamo diviso e allora ci siamo mangiati 3 kg di cassata, 20 cannoli, cannolicchie. E poi mio nonno dice giustamente: Che ci vuole il. Il digestivo. Il caffè. Il caffè. Sapete cosa ha fatto mio nonno? Eh? Dice: No, io ci voglio il dator. Il non dietro. vorrei che mi aumentasse la pressione. Giusto, dopo tutto quello che avevo fatto. Se fotti una con la carogna, vuoi sì, dire? E ci misi dietro. po' <ride> ma, ma poi verso le 10 meno un quarto. Sì. Che già c'era l'impugno. Già bu c'era buio, proprio adesso alle 10 meno un quarto. E perché è buio? Mia nonna ha portato una batteria 12 volte. Sì. Che ci ha fatto due file, Tani e Emisa, a 9 Sì. E si è fatto la lanterna. Che è che atmosfera, ha messo al lume di candela. Al lume di candela, al lume di lanterna. Ogni tanto sentiva C'era un cane d'asso e c'è stata la gamba. Un cane d'asso non soleva nulla. Oggi giustamente, Tani non può succedere che c'è <ride> la fase della fermentazione, giusto? giusto, giusto. E poi te va la No, la mm -hmm. che tu <ride> E c'era quel che diceva, ma... Tassa, Si sentiva da, da, lontano. da lontano! E ci diceva, non è di che ha ricetta una, non ci aveva rotta una, ma non è che abbiamo ma... e poi c'era pure i soffietti, maestro. Ah, ma Gigi! Eh, maestra, ma... Ma tanto l'era aperta si può fare. Allora, c'era un soffiattino che tutto questo mangiare aveva causato dei gas in intestinali. <ride> e c'erano delle signore che dicevano: Ma dico, ma le pare giusto per questo rumorino che è mio nonno molto democracio. Signora, chi è culo considera? Gigi! Tu maestro! Ma in italiano! Ma chi ha sede... Perché quello è vastasissimo, Maestro. Ma non si può dire. In italiano non c'è scritto una vacabola. E non lo so, non l'ho cercato, però. Allora, e mi hanno detto a sedere consideri? E, e mio nonno sta facendo la sciata. Eh, cari, con la vanno, signora della Palermo Bene. C'era la signora della Palermo Bene, ma lei non ci è andata tutto il giorno. E chi si era portata da mangiare la signora? Niente, ma essa. <ride> è venuta giusto per vedere le schifezze che facevano gli altri. Ah, per venire a curiosare? A curiosare. A curiosare. E infatti mio nonno ce l'ha detto. Curiosona. No, <ride> ci ha detto, lei vi cosa che se ne va la favorita e ci ha mandato la pubblicità maesa. ma cosa che succedono un signore disperato va dal dottore entra dottore la prego mi usi questa cortesia mi aiuti non mi ascolta più nessuno il dottore avanti il prossimo <ride> Mamma mia quante telefonate, ma quanti messaggi che stiamo ricevendo, Tarina. Allora un saluto affettuoso a tutti gli amici di Facebook. Ragazzi, chiedetemi l'amicizia nella nostra pagina Gigi e la maestra. Andate su Facebook, scrivete Gigi e la maestra e poi ci mettete a me piace. Lasciate i vostri messaggi, vi risponderò appena vado a casa e vado a vedere quello che succede va bene? anche durante le repliche. Voi mandateci i messaggi che noi ve li leggeremo. Ok, okay, okay vi... Gigi. Invece, il venerdì dove, dove sarai? Al Rustica 2 tutti i venerdì di aprile di maggio, no, la, di giugno, di dicembre, di gennaio che me meno, stai tranquillo, vinceremo questa grande guerra. Quindi vi aspetto venerdì, portatevi la famiglia, un posto. Con una bellissima visuale, si vede tutta la Palermo di notte, segna qualcosa di eccezionale, si mangia benissimo e vale sempre lo stesso slogan: mangi cosa vuoi, spendi quanto puoi, tanto lo spettacolo te lo regaliamo noi. Veniteci a trovare che passeremo una bella serata insieme. Giusto Bello, Gigi, dai, non dai. vedo l'ora l'ora di venirti a trovare Vabbè, per forza devi venire la, Ma come Gigi, devo festeggiare insieme a te la, la, la tua um, nuova forma fisica Ah, Maestra eh. se devo fare un saluto al maestro Balistrere che ci sta seguendo, Michelangelo che vi invito sempre di andare a visitare il Museo delle Sarde ad Aspra Invito tutti i bambini, le mamme, le scuole, quando volete, andate ad Aspro, forse non lo sapete, adesso vi faccio dare un filmato dal maestro Michelangelo e ve lo faccio vedere. Ci sono queste saiduzze, c'è tutta la casa della saiduzza, è eccezionale signora, quindi lo vado a vedere e poi utilizzate i prodotti di Michelangelo Baristere che sono qualcosa di eccezionale. Maestro, più tardi ti vengo a trovare, se posso. Assolutamente sei Gigi. C'è Sandra da Catania che ti dice: Caro Gigi, anch'io ho passato una giornata all'aria aperta, però non abbiamo mangiato tutto quello che avete mangiato tu e la tua famiglia. Ma a fine serata stavate tutti bene, e qua sta <ride> perché alla fine, come ho detto poco fa, che ci sono state alcune ripercussioni dal punto di vista gastrutturico, assolutamente. A un certo punto uno dei miei nipoti più piccoli si è sentito male. E qualcosa magari l'ha disturbato. No, perché mia nonna, il problema è stato questo. È Lui stato? il bambino si è mangiato le stiglione. Ma quanti anni ha il bambino? Quattro anni. Ah, ecco. E si è mangiato quattro stecche di stigliola perché andava uno per ogni anno. Ah, ecco! Ah, sì, ecco. Si <ride> pare, ne mangiavamo uno. È eh, giusto. Quindi questo bambino, dopo le stigliola, diciamo, si è sentito male. Mm. Giustamente, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo portare la bucca e la pelle. Intanto, eravate vicini. Calci, era la favorita quattro passi mm. Ci siamo messi nella lapino con, con mio nonno e sì. Papa pa, E siamo arrivati a bucca e la Che a un certo punto siamo arrivati e c'erano maestri. Ma quante persone? Che avevano accusato qualche malore. Ma magari... secondo me hanno mangiato quella assai. Eh, ma ecco. quanto ce ne hanno maestri? E perché si mangia tanto? Forse per questo è che si mangia molto. Si mangia molto, si mangia in maniera Allora, I bambini arrivano e dicono, ah, mamma la pancina, no, no, mamma la pan la pancina. aveva un panzone che trovava <ride> cadere sotto. E, e ci ha detto il dottore, vediamo il, il codice. Il, il co ah, perché bisogna dare il codice. E giusto? mia nonna ci ha dato il codice fiscale, perché ma non aveva no, capito, non che era un ospedale capito. che ci doveva dare il codice a lei, giusto maestro? Il codice del colore rosso, verde. Colore rosso, colore. Allora. Il caduto colore sbiadito. È sbiadito, eh. No, dice che codice è Rosanello? Perché ti ha detto su Palermo. <ride> a proposito, un augurio al nostro Palermo che va in Serie A. Auguri al Palermo! Forza Palermo! Sempre bravo, Gigi. Allora, a certo punto, ma è entrato. È venuto il medico che ha messo il bambino sulla lettica e si è informato, il signore dice che cosa ha mangiato il bambino, a me allora ci sembrava male. Eh certo, perché altrimenti si sa... Eh, guarda vale, il dottore Michelanghetino, ma va capito. Certo. Dice, signora, ma che ha mangiato qualche masimassuglia di qualche cosa? Dice, no, dottore, per essere sincero, il bambino ha mangiato Stigliola. Ma dice, ma le figliole non possono fare tutto questo male. Mm -hmm. Però mentre lo visitava, mentre troccava il pancino. E poi il medico annusava. E che sentiva? Dice, ma signora, mi scusi se non so. Dice, ma il bambino che ha bevuto vino. Eh. E dice, scusa, capisci, che io ci avadano latte. Ma povero. Che ci faceva cedere tante. povero. E il bambino è stato recuperato. Ricoverato? Sì, un pure giorno. Il... Ah, un giorno. 8 valigie pure per lui. In osservazione. <ride> ah. L'hanno osservato bene, tale roba, ci sono anche i suoi eh, due aviculi, che hanno tutti i capelli secciolenti, porca idea. Allora, a un certo punto, il medico ci ha fatto una lavanda, uh -huh. come si chiama? Una, una lavanda gastrica. Esburgale, diciamo. sì. E allora all'indavo avanti non mi ci bene, mi va locato lo allocata, allocatello. Dice, no, no, voglio il latte, perché dice, no, in questo momento non la può appendere, ci ha detto. Perché mì. non poteva prendere il latte? Perché veniva dalla lavanda gas. E quindi? Quindi va a stare un po' di giù. Ah, ah. Ma quanto è Terono? Te, Nel tempo che non c'è davanti perché la ferra, c'ho un bar. <ride> Minchia, quattro coinette, me... tu, un po'. Parito... Ma come il medico aveva detto di stare un po' a dieta? Perché dice così, sen... sen... il bambino si sentiva debilitato. Ah, si sentiva debole. E ci vanno la pubblicità, ci vediamo fa poco. Una notte viene svaleggiato un supermercato. L'indomani il proprietario si scrive nella sala cinesca. Anche i ladri preferiscono i nostri prodotti. <ride> Bene, siamo tornati, siamo arrivati quasi alla fine, ma essa e Ringrazio tutte le persone che ci stanno invadendo di messaggi da tutta la Sicilia. Vedete, quando si parla di Cassano lei sono sempre pronti A proposito, Messico, vado a ricordare una notizia, vero? Assolutamente, Acqua Raperto Ollus che è un'associazione che si occupa di cause assolutamente nobili. Quindi cercate anche su internet tutti i riferimenti per devolvere il vostro 5 per 1000 Sicuramente un'occasione unica. Quindi partecipate e mi raccomando, cercate su internet tutte le modalità per devolvere il 5 per 1000 per altre cose, io devo ringraziare il professore Giovanni rubo la cardiochirurgia Grazie Giovanni e per questa opera meritoria che fa con la Ollus appunto a cuore aperto. E noi abbiamo fatto uno spettacolo un anno con molto, diciamo con tutto il cuore signore, cioè, mm. che l'abbiamo fatto per i cardiopatici, quindi vi raccomando se dovete versare il vostro 5 per 1000 approfittatene per farlo. Più, la prossima puntata vi darò anche tutti i dettagli particolari di questa Ollus a cuore aperto, ma basta andare su internet e scrivere a cuore aperto Ollus troverete tutti i dettagli, il conto corrente postale se volete diventare soci, oppure il codice fiscale dove devolvere questo famoso 5 per 1000. Hai visto? Bravo, Anche l'azione social, Kurt. a proposito di sociale, ragazzi, una cosa importante, quindi vi ricordiamo sempre che Sparaccio si trova lungo l'asse che va nella 113 tra Figarazzi e Bagheria, tutti i servizi Sparaccio che vedete, in questo momento stiamo promuovendo il noleggio. il noleggio, ma abbiamo anche il cestello, ne abbiamo già parlato, abbiamo anche l'autorimessa, l'autofficina, la carrozzeria e quant'altro. La grande iniziativa, l'altra, è che se le visioni da sparcio, in questo periodo particolare, tu ci porti la macchina, noi te la laviamo per bene gratuitamente e te la revisioniamo. Signora, cosa vuole di più? Un crodino. A proposito, ogni venerdì, tanino, guarda che devi venire. Ogni venerdì, dalle ore 21 in poi, ti aspetto al ristorante Rustico 2. Dice, ma dove si trova? Signora, costo con la a Palermo, rocca per Monreale? Anziché tirare dritto, faccia la circonvallazione. Al primo semaforo c'è scritto Rustico 2. Mi venga a trovare ogni venerdì. Spende quanto puoi, mangi ciò che vuoi, tanto un spettacolo, te lo regaliamo. Noi, Cai Melo, camo! Ma si vede, Gigi, che stai bene? Ti sei ripreso alla grande? Ancora non ti ha visto. Tu hai bevuto <ride> il primo maggio. che chi c'era Già la mia famiglia, già sta cominciando Ci muoiono un po' di giorni. E già, signora, abbiamo ordinato carciofi, 20 mazzi di carciofi da 20, 400 cagocci. 400? Quanto olio? Olio un pitone da 10 litri. <ride> Poco mi sembra. 2000 stigliole. Perché a quanto siamo. perché me lo devi fare stigliola a parte. Ah, ecco. Senti, ma Gigi, ma chi paga? Eh che ah vabbè, Qua stiamo parlando di cose serie. <ride> perché mi viene un dubbio. Certo, perché se il mio ha una bella idea, sì. lui può mettere l'idea, giusto? E, e lui fa stiglio la parte. Come si fa a stigli la parte? Tu vieni, vesti un ombolo. <ride> Di 20 euro a mio nonno Sì, Alla ah, Ollus pure lui? No, lui c'ha la segreteria eh. Spese di segreteria ah, C'ha a telefonare te. a chi di la macelleria Mi metti sì là Lo mm. deve andare a controllare a benzina Poi tu investi 20 euro 20 euro? Alla carta Alla carta chi non fu di casa e mettono quattro stigliole in capo e che si mangiasse. Bellissimi, si ma quelle di, mio, di mio, che mia nonna a stigliole non sono quelli normali. Scusa, cioè la cipolla scalogna ma. la che la scala ogni messa a tonnare. Ma 20 rogge. euro cosa comprende esattamente? Così lo diciamo in televisione, Dunque chi vuole sanno. Dunque, E eh, 5 stigliole di centimetri 10. <ride> di centimetri 10, ma è tanto? No, dieci. perché c'è poco pensare a un stigliolo che è un metro e mezzo. 10 centimetri può essere. Quanto c'è la penna? Ma? 10 cm, punto 5 sigilli di questo tipo. Cinque. Poi c'è assaggino, oh tanino! Assaggino, lo dico è meglio che lo specifico: assaggino di salsiccia condita. Mm. Cioè Che ci metti dietro, ti assaggino, ci metti dietro un pochino e te lo danno. No, mm. quanti nodini dai il nonno? No, nodini niente. Un, un caduco su diviso 4. <ride> Callo allora, callozza di quattro cioè, scusami. Gigi, perché se veniamo noi a partecipare al party, il, il contenuto de de delle cose da mangiare è poco. Cacchete, Quando mangiate ma voi, ma voi venite al, al party, party. ecco <ride> Paite. e spite. Nava meglio Paite. bene. Siamo arrivati alla fine. Vi do appuntamento alla prossima puntata. Seguiteci, perché il primo maggio sarà un'altra serata. All'insegna a Biochetasse. Arrivederci.